proprio. Buongiorno a tutti, quest'oggi andiamo a vedere il mio nuovissimo e personalissimo monopattino elettrico. Infatti, dopo aver visto la bicicletta, adesso vediamo il monopattino. Tutto ha inizio dal famoso video in cui faccio andare un monopattino qualunque a 340 km/h. Sì, era in aria, non l'abbiamo portato su strada, però appunto abbiamo preso un monopattino qualunque che non appariva e l'abbiamo portato a una velocità estrema. Però il monopattino nel video era un monopattino qualunque. Secondo voi il mio monopattino poteva essere un monopattino qualunque? Assolutamente no. Fino a che un giorno guardo su Facebook e vedo questo monopattino ridotto veramente, veramente male, e, cioè non può rendere l'idea di quanto era ridotto male, anche perché aveva tipo il parafango fatto con un pezzo di plastica tinto di giallo, era tutto tinto di giallo e sì, era la finta copia del Capo Mantis. L'avevo trovato nella mia città, ma il cliente, o in questo caso insomma, la persona che lo doveva vendere, voleva veramente troppi troppi soldi, sicché non potevo assolutamente acquistarlo, anche perché insomma il monopattino riciclo doveva essere qualcosa di abbastanza economico. Caso vuole che neanche a farlo apposta, pochi giorni dopo proprio quel cliente diventerà mio cliente, ovvero arriverà in negozio perché il monopattino che avevo visto, bellissimo tutto quanto, si era rotto. Per lo più il problema era legato alla centralina che era bruciata, un danno abbastanza importante, ma non così tanto da rendere il monopattino inutilizzabile. Sì, non andava, per cui era inutilizzabile. Però diciamo che era un danno riparabile, ecco, non da dover buttare via il mezzo. Tuttavia il cliente non ci voleva spendere soldi, per cui ci siamo accordati e gliel'ho acquistato. E dopo aver visto molti monopattini elettrici, avevamo quindi una base di partenza. Restava però la missione iniziale, doveva essere un monopattino che si faceva distinguere, però al contempo fatto di riciclo. Estetica! Era dunque giunto il momento di rifarsi il look, per cui via di sverniciatore togliamo tutto quel giallo. Togliamo tutto silicone e gomma dalla pedana e niente, era carino già così. Ciclistica! Il monopattino nasceva con un solo freno a disco, ma con due fori nella parte anteriore. Probabilmente questo avendo un lato di produzione veniva usato lo stesso pezzo anche per fare la parte dietro. Ma questi due fori a me mi convincevano parecchio, sicché ho voluto fare una staffetta di metallo, me la sono incisa, e ci ho attaccato un secondo freno a disco, per cui adesso avevamo due freni a disco meccanici. Elettronica. È dunque giunto il momento che tutti voi stavate aspettando, l'elettronica. Cosa mi sarei inventato di elettronica su questo monopattino? Soprattutto perché appunto dovevamo partire con qualcosa di riciclo. Ancora una volta mi ritrovo a togliere tutto quello che era presente e guardiamo il manubrio. Prima cosa voglio allargare questo manubrio e renderlo anche un tantino più alto, quindi cambiamo manubrio. Una volta cambiato manubrio recuperiamo un po' di aggeggi elettronici come il nuovo display, i paravani, il paravento e tutto quello che di più ce n'è. Per il display la centralina si ritorna vecchia scuola, quindi niente roba digitale, solo roba analogica. Come vedete, per cambiare la velocità ci sono proprio fisicamente dei tastini. Il display non ha alcuna possibilità di interazione, semplicemente si limita a leggere quello che gli dice la centralina. E non sono dati chissà quanto complicati o impossibili da decifrare, è semplicemente un voltaggio, come dicevo prima, analogico. Era dunque giunto il momento di parlare della batteria. Come vedete, la batteria originale occupava un bello spazio sotto la pedana, solo che noi avevamo montato una centralina un pochettino più grossa, per cui la batteria originale dovevamo un attimino rivederla. Ecco, potevo usare effettivamente delle pile nuove e rifare una batteria magari più prestante, più grossa di capacità, ma più piccola di dimensioni. Ma invece no, ancora una volta, come dicevo, volevo fare una cosa di riciclo, per cui ho riciclato delle vecchie batterie che abbiamo tolto dalle macchine agricole della Zucchetti, se non mi sbaglio, che erano batterie che abbiamo testato ed erano ancora un pochettino funzionanti, non proprio tantissimo. E quindi anziché fare una batteria molto piccola di grandezza, di dimensioni e molto invece grande di capacità, abbiamo fatto una batteria molto grande di dimensione e in realtà di capacità non poi così grande, perché le batterie, sebbene fossero a 25 ampere ora, in realtà poi ne scaricavano molto molto meno.
Ma perché farla così grossa di dimensione? Beh, perché la stessa batteria sarebbe poi stata usata su altri progetti, come ad esempio su quello del gommone che poi andrà in acqua con un motore elettrico. Siamo partiti dalla prima generazione, adesso siamo arrivati già al quinto prototipo di motore. E questa è l'occasione per ricordarvi che se volete rimanere aggiornati su di noi, su tutti i nostri progetti in tempo reale, ci dovrete seguire anche sulla pagina Instagram, Facebook e quella di TikTok. Invece, poi per vedere il progetto finito, qua giù su YouTube. Quindi andiamo a ricapitolare i lavori che abbiamo fatto finora sul monopattino di riciclo. Abbiamo preso un monopattino che già esisteva, quindi non ci siamo inventati a livello di telaio niente di nuovo. Abbiamo preso un monopattino che appunto era rotto e gli abbiamo ricambiato la centralina, il display, i comandi, il manubrio più alto, la ciclistica perché gli abbiamo messo il secondo freno a disco in maniera anteriore. Dopodiché abbiamo sverniciato tutto quanto, abbiamo tenuto la colorazione originale perché onestamente mi piaceva, era un bel colore, non era una cosa molto molto brutta. Abbiamo rifatto la pedana con uno skateboard. Sì, non l'ho detto questo nelle specifiche prima, però l'abbiamo rifatta con uno skateboard. Dopodiché siamo andati a montare delle luci, ma non quelle un po' troiaine che si trovano sottocolorate con tutti gli LG, RGB vari, un po' pacchiani. No, una luce che invece dovesse funzionare, quindi rossa dietro, anteriore bianca, che fosse direzionale, molto molto carina secondo me, recuperando anche il telaio. Ma tutto questo è un monopattino che spiega perché è diventato il mio monopattino, cioè potevo prenderne uno qualunque e fare tutte queste modifiche, e invece no, perché siamo andati ad adattargli un po' di staffettine, perché diciamo che questo monopattino ha delle carte nascoste che magari più in là faremo vedere, ma eccovi un assaggio. Giuro che nessun animale è stato maltrattato per fare queste riprese, anzi, si sono anche più o meno divertiti, a parte Leone. Leone non si è divertito molto perché ha un po' paura della macchina. Ma sì, non si trovano carretti per i monopattini, così ce ne siamo adattato uno. E inoltre questo monopattino è in grado di aver adattati un sacco di carrellini che mi sono costruito proprio per trasportare, ad esempio, il gommone in acqua e altri accessori che poi vedrete magari più in là. Ma per ora questo è solo l'inizio, diciamo che è una predisposizione di quello che poi diventerà nel futuro qualcosa di ancora più grosso. Ma ve ne siete accorti, vero? Come mai avevo quel filo ciondoloni mentre andavo a giro e quello zainetto dietro? Beh, perché la batteria così grossa come l'abbiamo fatta l'abbiamo inserita all'interno di uno zainetto. E infatti questo monopattino si guida con uno zainetto che poi può essere staccato e riattaccato ovunque. Chiaro, potevo fare anche una batteria un pochettino più piccina per le piccole percorrenze, ma invece ho voluto fare una batteria molto molto grossa inserita appunto nello zaino, così che il peso non lo sento sotto, non c'ho bisogno di inserire pile particolarmente costose sotto la pedana. Abbiamo riutilizzato, diciamo così, un gigantesco power bank, però attaccato al monopattino, quindi un qualcosa che ci permetteva comunque sia di fare una bella bella percorrenza, un motore che era veramente molto molto prestante, e quindi insomma a me mi è piaciuto così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto, se vi è piaciuto, se avreste utilizzato un monopattino differente per farlo vostro. E budget di tutto questo? Beh, il budget in realtà non abbiamo speso molto perché è costato quasi tutto di riciclo. Ovviamente la parte più costosa è stato acquistare il monopattino indietro, ma non mi ricordo, ma sotto i 200 euro l'abbiamo pagato. E batteria, caricabatterie, sì, però abbiamo recuperato tutto, per cui anche lì costo veramente zero. Proprio zero. Per quanto riguarda il display e la centralina, abbiamo utilizzato la centralina di ricambio di un altro monopattino. Faccio prima a farvelo vedere. La centralina l'ho recuperato da questo vecchio trombone qua giù, che era un bel troiaione, che anche questo ci siamo
ritirati. Come vedete, era tutto pienamente annacquato, ma la centralina era ancora buona, per cui abbiamo recuperato la centralina da questo qua giù. Mentre per il display abbiamo recuperato il display di uno di questi bei tromboni qua giù, quindi anche qua giù ci siamo recuperati un bel po' di prezzi senza spendere praticamente niente. Il paramani l'abbiamo recuperato dalla mia moto che poi mi sono dovuto vendere per via dell'allagamento e tutto, per cui mi erano avanzati i paramani che non avevo montato, per cui anche quelli sono stati praticamente a costo zero, per cui ci siamo fatti questo monopattino e in pratica non lo so, la cosa che ho speso che mi è costata di più forse è stato il nastro per fare la scritta riciclo sopra la pedana, perché in pratica non abbiamo speso quasi niente di materiale, quindi direi che il riciclo c'è stato pienamente, il monopattino c'è, perché il monopattino c'è. Le abbiamo fatto un sacco di cosine fighette. Ora vi chiederete la velocità che abbiamo fatto raggiungere a questo mezzo. Non lo diremo. Boh, qualcosa dobbiamo pur non dire e trattenere un po' il segreto professionale, anche perché deve creare curiosità e soprattutto deve vedere e dire: cazzo, secondo me questo va veloce? Beh, un pochino. Però non saprete mai quanto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, vi ricordo il link di scuolariciclo.it per chi volesse fare un corso per imparare come si ripara i mezzi elettrici, ci sono tutti i mezzi elettrici che si possono riparare, la riparazione si possono fare con zero attrezzatura, per cui non c'è bisogno di chissà che tester macchinari aggeggi, ma veramente un tester qualunque, un saldatore qualunque. Io ho fatto tutto il corso con proprio il tester base, che è quello che poi ho inviato a quelli che hanno fatto il corso base, e il saldatore base. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Molto buongiorno. Parto tipo a caso così. Che poi allora abbiamo fatto la bicicletta riciclo, il monopattino riciclo, il ciclocottero per il paramotore. Adesso viene fuori il sì, sembra tipo a tutti al pietreggibile. Manca il dirigibile riciclo, manca. Poi abbiamo quello per camminare. E, no, il tapirulan. Come si potrebbe chiamare il tapirulan riciclo? Il ciclo rulan, il ciclo. Tapiruciclo. Tapiriciclo. Non so, dovrei fare tipo una cosa per fare i nomi. Te sei lì che lavori, su un lavoro peraltro molto delicato come quello di montare il BMS da cellulare sulla batteria, invece per fare la modifica della velocità su una Fido M1 che porteremo a una bella velocità con un BMS da cellulare. Quindi sta facendo un lavoro veramente molto delicato. Poi riceve le chiamate, no? E gli dicono tipo: guarda, però è una cosa tecnica, avrei bisogno di parlare con un tecnico perché te non sei abbastanza tecnico. E io cazzeggio a fare video e lei è lì che fa le saldature. Quindi, vai a fare punte. Guarda, vorrei parlare con Alessio. Guarda, Alessio in questo momento è occupato. No, ma io dovrei parlare con Alessio. Sì, però in questo momento è occupato. Allora, quando è che richiamo che becco Alessio? No, guarda, richiama pure, ma riprendi me. Allora, va a fare pompino, puttana!